Direttore Arigliano, perché banca ed assicurazione si uniscono nella prevenzione per la salute? Effettivamente è un abbinamento che sembra apparentemente inusuale. In realtà l'abbinamento è legato al profondo convincimento che la prevenzione e quindi la possibilità da parte dei clienti anche di accedere a un pacchetto di servizi aiuta la banca nella sua proposizione, non lo farebbe da solo, deve farsi affidare da un partner specializzato e pensiamo di aver fatto questo tipo di collaborazione. E devo dire anche perché il periodo da cui stiamo uscendo ci ha mostrato un particolare interesse da parte della clientela ad approfondire questi temi. Sicuramente non sono temi slegati fra di loro, l'aspetto sociale non lo vorrei neanche approfondire sul perché la prevenzione è molto importante. Quella economico-finanziaria è anche allo stesso tempo importante perché una buona attività di questo tipo aiuta a migliorare appunto la protezione economica stessa dell'individuo. Noi questo lo stiamo facendo da un po' di tempo e lo stiamo facendo in maniera abbastanza innovativa, cioè attraverso dei momenti di incontro abbastanza particolari, dove anche in collaborazione con la parte medica, che evidentemente è una parte che esula dalle nostre competenze, riusciamo a trasferire al nostro esterno, alla nostra clientela, l'importanza di certi temi. Noi non rappresentiamo il conflitto fra le strutture private e le strutture pubbliche, questo assolutamente è fuori dai nostri obiettivi, invece valorizziamo come queste due realtà possano collaborare e possano integrarsi molto bene. Io dico che l'esempio che abbiamo avuto e che l'esempio che stiamo testimoniando ci aiuta a confermare che non esiste antitesi ma esiste sinergia.